Ed eccoci che siamo approdati anche a Fisciano. Eh sì, cioè, al Rosso Pomodoro. Cioè, che poi la cosa bella è che tu dov'è che sei stata ieri? Qui, proprio qui, Valli Caraibici. Valli Caraibici del Namì, esatto. E allora, Namì e soprattutto Rosso Pomodoro, ci rinforziamo sì. prima un pochino qui, vediamo. Io sento già un profumino di pizza e poi arriva un altro dorino e poi arriva il dolcino e poi andiamo a Namì. Di fronte si sveglia un bar. Sono le sei. Chi resterà? Chi partirà? Dal domani, da ieri, dai pensieri più neri, e basterebbe solo un Buonasera, buonasera a tutti. Antonio. Ripetiamo. Antonio. Facciamo un po' recitata. Stasera mi sento in difficoltà perché mi avete praticamente visto, ma le ho portato una ancora più alta. Ma ti rendi conto che siamo riusciti a trovarne una ancora più alta? Ma come sono fiera questa sera. Mi sento in particolare difficoltà perché non so. Ma dai, non è vero. Cioè, figurati, fossi stato sulle punte l'avrei capito. Ma invece no, dai. Ci stai perfetto, sì. Sei proprio perfetto perfetto. Tu la conosci Dina, l'hai conosciuta questa bene. Sera? Sì, è la prima volta, non so se con voi è stata altre volte. No, è la prima volta. La prima volta. No, perché sì, Dina. È la mia prima volta. Sì. Vabbè, è la prima di una lunga serie, non temete. Allora, dicevamo? Tu che cosa volevi sapere da lui? Prima io ho visto che ti ha detto delle cose mentre io non c'ero. Sì, mi stava parlando un po' della situazione durante i prossimi programmi. Esatto, esatto. Io penso che proprio... Pensa. Il programma proprio. Tieni, ti offro da bere intanto, ma vieni. Ho un drink per te. Un bicchiere che abbiamo usato. Vuoi? Abbiamo messo delle piantine all'interno. No, non gradisci. Carina però. Niente, il prossimo praticamente la data più vicina è il 1° maggio, dove in pratica abbiamo organizzato il pranzo del 1° maggio con il live dei Cor a Core, quindi faremo una giornata in piena divertimento dove se il tempo ci accompagna la faremo all'esterno sul terrazzo piscina. Hai già detto il nuovo menù? No, il nuovo menù no, perché sarà la sorpresa del mese di maggio, quindi arriverà questo menù. La moda primavera-estate. Primavera-estate con tanti prodotti freschi, quale verdure, ortaggi, fiori di zucca. Immagini che carino far vestire una donna tutto di questi verdure, no? Che arriva qui e fa tipo...
Guarda che è una figata. Sì, lo potresti fare tu, perché non ti... Ma no, io no, non lo posso fare. Però potremmo, secondo me è carino, un po' come Madre Natura. Promettimi che ogni volta che cambi il menù e quindi gli ingredienti, me ne fai vestire una di tutti i tuoi prodotti. Prometti che la prossima intervista, che sicuramente sarà entrato il nuovo menù, menù primavera-estate, la farai proprio per come hai immaginato, con tutti i prodotti primavera-estate. Cioè me li appendo addosso. Un vestito Madre Natura, perché non... Un vestito, però è bello, guarda che è bello. Te lo è bello. Cucire addosso. Ci sto. Bene? Ci sto. Lo devi promettere ai... No, lo fa, non deve essere scollatissimo però, perché se no non lo posso fare, però ci sto. Va bene, io te lo preparo. Poi tu prepara, ma poi mi deve piacere. Tu prepara intanto, trova la cucitrice che i prodotti ce li abbiamo. La materia prima c'è, ragazzi, ma devo dirvi la verità, è più buona cucinata. Soprattutto qui a Rosso Pomodoro è tutto più buono cucinato. Eh sì, abbiamo un'ottima cucina napoletana, dove proponiamo sia piatti di mare che piatti di terra, con varie formule menù. Abbiamo un menù degustazione di mare con 20 euro, antipasto di mare, primo, secondo, calice di vino e bottiglia d'acqua. Senti, scusa, ma tu hai notato che Tina c'ha un'acconciatura bellissima? Guarda che bel capello. Ma infatti facciamo parlare un po' di... Ma lo vedi che io pure sono perfetto? Guarda che bella treccia, cioè... Ma guarda, trucco e parrucco, brutto anatroccolo. Ma dai, ma che fai? Vieni al brutto anatroccolo. Insomma, questa sera io mi distraggo, avrai notato. Tanto. Quindi parla un po' con lei. Fai una cosa, parla con lei. Parla, dillo domande, a lei. Le domande le faccio io. No, no, tu di a lei quello che vuoi dire. Tu di della pizza senza glutine per i celiaci, l'hai... Vabbè, detto. Così gli presentiamo. Di che è lievitata, non so quanto tempo. Tutti i nostri prodotti. Tu dille tutti i nostri prodotti nuovi. Eravamo rimasti alla cucina. Quindi napoletana, che sia di mare che di terra. Poi abbiamo praticamente l'altro reparto della cucina, che è la braceria, quindi con carne di diverse tipologie, con frollatura di sopra dei 20 giorni, il panino con l'hamburger, un panino molto soffice, con hamburger di Black Angus tagliato a punta di coltello, quindi molto morbido e molto gustoso. E poi parliamo della nostra pizzeria, che è un po' il cuore del nostro locale, dove in pratica effettuiamo una preparazione di una pizza con una lievitazione 24 ore, con doppia lievitazione. La prima viene effettuata nella madia di legno, che è quella cassa di legno che hai visto. La cassa di legno. Sì, è un cassone di legno dove in pratica effettua le prime 12 ore per far sì che la pasta si asciuga e inizi la prima lievitazione. La seconda lievitazione viene stagliata, quindi viene effettuata nelle tavole per alimenti. Senti, il fatto è che lei già l'ha mangiata la pizza stasera, ma non è che mi fai, non le viene la voglia, mi dice mi fai mangiare pure la pizza di mezzanotte perché le è venuta la collina, perché tu sei qui. Vabbè, ma la nostra pizza con tanto amore è leggerissima. Brava, hai detto bene, è fatta con tanto amore, questo perché è importante. E noi usiamo il cuore, da Rosso Pomodoro il nostro simbolo siamo è proprio il cuore, perché siamo di cuore come i napoletani. Vabbè, siamo nostrani, dai, è vero, siamo belli campani ruspanti, insomma, ecco. E... Ricordiamo l'infoline. Niente, no, volevo ricordare che al di là della pizza poi normale, la classica napoletana, facciamo anche la pizza senza glutine, ugualmente con un impasto tipico napoletano, solo che non ha il glutine e viene cotto ugualmente nel forno a legna, quindi per tutti coloro che sono intolleranti al glutine, qui da Rosso Pomodoro possono trovare la pizza senza glutine. Idonea, insomma, al di là della pizza per ci sarà anche dolce, pasta, pane, tutto assolutamente su misura per il celiaco. E poi vi vorrei dire che adesso arriva maggio e che le comunioni sono tanti e tante e tante, vero, e noi già ne abbiamo tante, ma abbiamo spazio per farne ancora. È vero, maggio è un mese dove si iniziano le comunioni e poi da giugno in poi tutti si sposano e quindi venite, perché noi vi facciamo anche sposare, vi facciamo maritare sulla piscina. Sì, abbiamo anche la possibilità di matrimoni, bellissimo. E soprattutto noi poi in connubio perfetto con il Nami riusciamo veramente a creare qualcosa di unico. E ci poi... saranno delle novità per l'estate, ci saranno delle novità, quindi che ancora non sveliamo, state collegati così potremmo svelarvi le novità. A noi piace la curiosità della nostra area soft all'aperto, quindi con tante aree nuove. Sì, e allora ragazzi, tempo un mese e vedrete quante ve ne sveleremo. Sondaggio della settimana!
Ok, col sondaggio. Oh, quando io commissiono lei al sondaggio della settimana, lei prende il microfono e va. Ma sì, perché sono curiosa, sono curiosa. Tom Rider. Mai missione per noi. Ah, sono curiosa, dai. Da piccolo, cosa sognavi di diventare da grande? Quello che sei oggi? Sicuramente no. No? Volevi diventare un supereroe? Piccolo, allora, da piccolo io ero, diciamo, piaceva tanto contare i soldi e quindi il mio sogno era diventare anche il mio, però, direttore di banca, direttore di banca, che poi alla fine si è trasformato in direttore di ristorante. Conto, però ancora li conta, a fine serata li conta. Sono pochissimi confronti a quelli che conta. Un peccato. La verità è che quando eri bambina avevi quelli finti, ne erano molti di più, scommetto. Com'era quel gioco? Monopoli, vabbè, grandioso. Fieri e soddisfatti comunque di oggi, di chi sei oggi? Sì, un lavoro che ti dà tante soddisfazioni. Gli riesce bene e si vede. Ma sai che ci sono persone che dicono, ho visto le interviste e tra le tante che vedono mi dicono la tua e mi dicono, sai che è una persona che mi ispira fiducia, sul serio, me l'hanno detto. No, ma un qualcosa di buono c'è. Mi hanno detto proprio, mi ispira fiducia, mi sa di essere un ragazzo molto in gamba. Ho detto che non è Enzo Pellegrino. Ho confermato, ho detto è vero, è proprio vero, ecco. Grazie. E allora ce l'abbiamo solo noi, possiamo proprio dirlo. Siamo al Rosso Pomodoro, Anna Mia, a Fisciano, ricordiamo l'infoline. Allora, l'infoline abbiamo il numero fisso 089 82 60 81, risponde il centralino, quindi premete il tasto che indicherà la voce Rosso Pomodoro. Poi abbiamo il numero mobile che è 366 7178 085 e ricordo che c'è anche la pagina Facebook Rosso Pomodoro Fisciano, dove potrete vedere tutte le nostre serate o eventi che organizziamo. Esatto. Benissimo, Rosso Pomodoro, noi siamo qui a Fisciano, Nami, ciao! Ciao! Yeah.
Devi sapere che praticamente ormai incontro gli amici che dicono sono venuta al Nami, mi è tenuta compagnia tutta la sera, perché tutta la sera va a random l'immagine di Stress di notte sul mega schermo sul palco del Nami. Sì, siete sempre con voi, cioè per ogni nostro evento, quelli più importanti, voi siete sempre presenti. Io guarda, sono così felice ed orgogliosa di questa cosa. La nostra miglior pubblicità veramente è il Nami con quel mega schermo, potrei quasi dire. E noi siamo felicissimi di avervi qui spessissimo, dai. Esatto. Tranno molto, tra l'altro togliamo la passerella di vetro, la... sì, ma sì. Per non dire addirittura di cristallo, guarda, sì, diciamo proprio. Sì, la location chic di cristallo, come la chiama qualcuno, sì, assolutamente sì. Tra un mesetto diciamo che tutto questo sparirà, non per magia, sono dei lavori, ma è qualcosa di così impercettibile. Sparisce e riappare magicamente, nuova veste. Sì, assolutamente. Ma sì. Non è che abbiamo la sala interna e la sala esterna, noi abbiamo proprio la sala Transformer. Sì. Brava, cioè se qualcuno magari può venire una settimana prima e trova la struttura, insomma l'acqua sotto. E poi dice wow, ma questo posto, ma mi sembra di conoscerlo, ci sono già stato. Mutiamo continuamente. Ma poi noi soprattutto siamo polivalenti, la cosa bella della mia è la programmazione, noi prendiamo tutto, veramente abbracciamo tutte le età, abbracciamo tutti i gusti. Certo, abbiamo sempre una programmazione molto vasta che comincia dal mercoledì sera con il nostro appuntamento fisso del karaoke con il bravissimo Vincenzo Somma. Il venerdì invece appuntamento fisso con una serata caraibica e a seguire disco con DJ Peppe Nastri e Carmine Caudino, quindi insomma un appuntamento ormai il nostro venerdì. Il sabato invece funziona benissimo quello che è il nostro pacchetto, musica live inizio serata e discoteca successivamente. Questa sera insomma potete ascoltare la bravissima Vanessa Caputo. Siamo pienissimi, tutto prenotato, felicissimi. E poi passiamo al sabato successivo, sì. Giusto? Sì, sabato prossimo avremo con noi, sabato 30, avremo con noi la tribute band di Pino Daniele, Isoleato, molto bravi anche loro, che insomma ci allieteranno con i principali brani del grande Pino. A seguire sempre l'appuntamento con la discoteca. Passiamo invece a sabato 7 maggio, quando avremo qui con noi Via Toledo, quindi musica partenopea, molto coinvolgenti anche loro, molto bravi e molto seguiti. E a seguire la disco. Però abbiamo saltato l'appuntamento del primo maggio. Primo maggio disco, primo maggio assolutamente discoteca, sempre col nostro carissimo Angelo Izzo e la loro organizzazione, insomma. Quindi ci stiamo preparando per un primo maggio con i fiocchi, come si può dire. Sì. Ne vedremo delle belle, potremmo dire. Assolutamente. Ne approfittiamo, abbiamo concluso. Sì, tanto noi ci vediamo. Concluso in quello che vi diciamo in realtà, perché poi se no avremmo veramente, diventerebbe una lista lunghissima. Quindi noi ogni due settimane veniamo apposta per dirveli. Noi aggiorniamo, insomma, i nostri amici li aggiorniamo mano a mano per non riempirli di informazioni, altrimenti. Esatto. We'll be right back.
feste private, anche e soprattutto feste private? Assolutamente, il Nami è disponibile per eventi privati, proprio stasera insomma abbiamo due addio al celibato, un compleanno di 40 anni, insomma ne vediamo di... Cioè, e questo è il bello, perché noi siamo talmente grandi e ben organizzati che riusciamo veramente a fare tante cose tra l'altro insieme, non è che se ne abbiamo uno, due o tre non riusciamo a farne la quarta, ecco. Inseriamo tutto, le feste nella serata del sabato, quindi eventi privati durante la serata del venerdì sera, ma anche durante la settimana, assolutamente, siamo disponibili per compleanni, feste di laurea, addio al nubilato, addio al celibato. Per qualsiasi informazione potete recarvi qui o insomma online. Sì, allo 089 82 60 81 il fisso, oppure 366 71 78 087 il mobile. Quindi magari chiedere un appuntamento per un preventivo, eventualmente per prenotare già se siete già convinti. Sondaggio della settimana, ti è mancato quanto tempo? Era troppo tempo. È un bel po'. Da bambina che cosa sognavi di diventare da grande? Io volevo fare l'estetista. L'estetista? Sì, perché mi piace, anche se io insomma non mi trucco tantissimo, però mi piace truccare gli altri, le altre. Assolutamente. È una cosa alla quale sei abbastanza attenta. Poi invece tutto è cambiato. Poi invece tutto è cambiato, sì. E meno male, se non avremmo avuto Santina qui al Nami, potremmo dire. Contenta di quello che invece sei diventata, di chi sei oggi? Sì, con qualche rimpianto però. Magari vediamo insomma più in là di... Il rimpianto lo possiamo tra virgolette rimpiazzare, lo recuperiamo più in là, l'importante è non avere pentimenti. No, pentimenti no, assolutamente no. Benissimo, e allora l'unico pentimento nel rimpianto che noi abbiamo è il Nami, perché il Nami è sempre con noi, quindi non lo rimpiangiamo perché c'è, non ce ne pentiamo perché ne andiamo fieri, orgogliosi, e quindi insomma Nami sempre e per sempre, tutta la vita Nami. Certo, vi aspettiamo. Siamo a Fisciano, mi raccomando, non ci si può sbagliare, Fisciano. Ciao.